Questa sera ho un incarico particolare. Volevo che la presentazione fosse fatta dal nostro presidente Enrico Stagni per il nuovo relatore, invece ha dato l'incarico a me. Io sono molto felice di presentarlo. È il professor Vittorio Portello, al quale sono legata da un'amicizia pluridecennale, perché siamo stati compagni di scuola al liceo Pigafetta, anzi per un certo periodo buoni e solidali compagni di banco. Abbiamo resistito entrambi. Il tema che tratterà il nostro relatore è il tempo della virtù, un tema sicuramente interessante e che offrirà anche dei buoni spunti di riflessione. Siccome è la prima volta che il professor Portello viene nella nostra sede, spero naturalmente che non sia l'unica, vi do alcune informazioni biografiche in modo tale da poterlo inquadrare da un punto di vista professionale e anche come persona. Abbiamo frequentato quindi il liceo classico Pigafetta, poi lui si è laureato in filosofia presso l'Università degli Studi di Padova e ha svolto il ruolo di insegnante soprattutto in due licei prestigiosi della città che sono il Quadri e il Fogazzaro. Collabora col Centro Studi Rezzara e con l'associazione Hauser. Ha tenuto parecchie conferenze, ancora le tiene, con una certa frequenza e con un indiscusso successo. È autore di interventi, di saggi e articoli su varie discipline di carattere filosofico, sociologico e letterario. Ha scritto soprattutto saggi sulla rivista filosofica Porto Franco e sul volume Religioni e Società. I suoi interessi sono in ambito prevalentemente etico e di filosofia del diritto. Vedete, quindi una persona molto impegnata, alla quale rivolgo naturalmente un grazie di cuore per la sua disponibilità. A voi raccomando di tenere eventuali osservazioni o richieste solo a conclusione del suo intervento e raccomando anche di controllare il cellulare e di settarlo in modalità silenzioso. Grazie, buon ascolto a tutti, a te la parola. Spero intanto che la mia voce raggiunga le ultime file, perché non l'ho squillante, quindi parto dall'illustrazione del titolo, Il tempo della virtù. Il tentativo è stato quello di collegare le età della vita alla virtù. Naturalmente il primo problema è stato quello di definire questo termine, che oggi è completamente desueto, i giovani non ce l'hanno nel lessico, gli anziani hanno qualche ricordo della dottrina cristiana, sto foro di filastoc, fede, speranza, carità, potenza, giustizia, fortezza, temperanza, virtudine cardinale, teologale. E l'uso consueto è legato alla virtù del detersivo, della virtù del medicinale, oppure le raison dangereuse, per cui c'è l'attentato alla virtù della fanciulla, eccetera. Insomma, un campo piuttosto spoglio nell'uso di questo termine, che appunto va definito. E allora vediamo la definizione che ho tratto specialmente da un filosofo scozzese nato a Glasgow nel 1929, Alasdair MacIntyre, il quale si è occupato nel saggio di teoria morale, questo è il titolo del suo libro, di definire e di riflettere criticamente sulla virtù. Secondo lui si può parlare di virtù soltanto in relazione a un progetto sociale,
Altrimenti, se una società è eccessivamente conflittuale, individualistica, eccetera, e ciascuno, secondo il proprio sentire, propone un suo modello di bene, lui lo chiama emotivismo, questo, cioè ognuno sente secondo la propria etica, non si può parlare propriamente di virtù, casomai si può parlare di doti. Per esempio, noi potremmo stabilire quali sono le doti oggi più in uso, per esempio la velocità dei collegamenti, no? Il quick and dirty, veloce e sporco, non importa la profondità, si naviga in superficie, anzi, più collegamenti fai, più link riesci ad aprire, più riesci ad adoperarli creativamente, meglio è, naturalmente con finalità pratiche di conseguimento di obiettivi pratici. E risolvere appunto problemi operativi. E poi forse una dote molto richiesta al giorno d'oggi è quella del gioco rischioso, quindi lasciamo perdere le riflessioni, gli approfondimenti, puntiamo, giochiamo per vedere se riusciamo a vincere. Quindi McIntyre lega il termine virtù a un progetto di bene comune, e allora possiamo dare una definizione di virtù. Eccola qua, l'avete sotto gli occhi: ogni forma di eccellenza in un'attività riconosciuta e apprezzata in una determinata comunità, ovvero ogni dote ritenuta indispensabile per raggiungere il bene comune. Allora, se il bene comune è la condizione per parlare di virtù, secondo McIntyre se ne può parlare specialmente in relazione a due grandi esempi di pensiero filosofico e religioso: Aristotele da una parte, San Tommaso dall'altra, anche San Benedetto, che fanno riferimento a modelli organici di società, mentre la politica moderna, secondo McIntyre, è caratterizzata da una specie di guerra di tutti contro tutti, una guerra civile di separazione degli interessi che impedisce la progettazione di un modello di comunità e quindi impedisce di parlare propriamente di virtù come attività riconosciute e apprezzate in una determinata comunità e forme di eccellenza per raggiungere un bene comune. Tant'è vero che noi abbiamo già una critica della virtù come doti di eccellenza in relazione a un progetto di bene comune, l'abbiamo avuto con De Mandeville, con la favola delle api, in cui queste api stanche, laboriose, stanche di essere imbrogliate da truffatori di ogni tipo che avevano anche successo, invocano Giove perché sia cambiata la situazione. Giove si arrabbia e concede loro l'onestà, perché sembra di riecheggiare qualche tema politico, quindi chiedi l'onestà, benissimo, ti do l'onestà. E allora con l'onestà spariscono le merci di lusso, spariscono la varietà dei vestiti, sparisce la varietà dell'industria tessile, la varietà delle merci, l'esercito viene dismesso perché non occorre più fare le guerre, le polizie lo stesso, le carceri non hanno più bisogno di lucchetti, l'industria farmaceutica non ha più quella produzione di inutili prodotti, ma ci sono pochi indispensabili prodotti alla sopravvivenza, i preti scompaiono quasi tutti fuorché i credenti, dice Mandeville, cioè i pochi che hanno fede.
in sostanza un decadimento della società dovuta alla scomparsa del vizio. Vizio e virtù, secondo De Mandeville, sono strettamente collegati. McIntyre non è assolutamente d'accordo, no? È vero che la natura umana è impastata di terra, ma non per questo dobbiamo accettare i lati peggiori della nostra umanità e rinunciare a un progetto di bene comune che invece è il compito più alto della morale e della politica al tempo stesso. Allora, McIntyre, seguendo Aristotele, afferma che ci sono due tipi di virtù: quelle del carattere, dette etiche, e quelle della ragione, dette dianoetiche. Quelle del carattere, etiche, si è abituati a collegare il termine etica a ethos, costume, ethos con la epsilon. Invece, se è del carattere, è ethos con la eta, che vuol dire carattere, appunto. E le virtù del carattere sono quelle che il cristianesimo ha considerato le virtù cardinali, cioè la prudenza, giustizia, fortezza, temperanza, per Aristotele c'è anche l'amicizia, e sono caratterizzate le virtù etiche dal giusto mezzo tra estremi. Per esempio, il coraggio è il giusto mezzo tra la temerarietà e la viltà. Le virtù della ragione, che in greco si dice dianoia, perciò si chiama virtù dianoetiche, sono la sapienza e la saggezza. È evidente che il cristianesimo si è rifatto specialmente alle virtù cardinali, all'etica nicomachea, che appunto si rifà a questi livelli: prudenza, giustizia, fortezza, temperanza. E le virtù teologali, fede, speranza e carità, costituiscono una novità rispetto all'impianto aristotelico. Il tema del nostro incontro sarebbe quello di trovare un rapporto tra queste virtù e l'età della vita, e vediamo di dare risposta a questo interrogativo partendo dalle virtù più a rischio, secondo McIntyre, nella società contemporanea, in quanto troppo conflittuale e individualista. Cominciamo dalla temperanza. Ecco qua. Il quadro è del Pollaiolo, 1470, custodito alla Galleria degli Uffizi. Si vede una giovane donna, la temperanza appunto, intenta avversare, vedete c'è uno zampillo di acqua da questa brocca che si riversa in questo bacile. Ebbene, questi due contenitori hanno uno acqua calda e uno acqua fredda. La temperanza è costituita dal miscuglio, dall'equilibrata miscela di freddo e di caldo. Temperare significa disporre nel modo giusto le parti di un tutto, che sia armonico. Tant'è vero che c'è una serie di vocaboli anche di pratiche legate al termine temperanza, no? Pensate alla tempera, alla pittura tempera, perché c'è una diluizione del colore, pensate ai vetri o ai metalli temperati, perché il materiale caldo viene immerso in acqua fredda per ottenere caratteristiche fisiche diverse. Il temperamento è insomma una mescolanza delle doti di un individuo. Temperanza non è soltanto controllo, è anche il controllo, ma secondo questa iconografia c'è anche questa miscela armonica, questo comporre armonicamente
mente degli opposti. Quindi c'è un accordo dell'anima con se stessa, c'è un vocabolo tedesco intraducibile praticamente in italiano, che è la Stimmung, che è stata tematizzata sia da filosofi e sociologi tipo Simmel, come armonia del paesaggio, per esempio mari, monti, boschi, fiumi, composti in un quadro equilibrato, sia da teosofi, potremmo dire, come Spitzer, che parla di Stimmung come di armonia universale, no? Bene, in ultima analisi la temperanza è la virtù che modera il troppo e che spesso è presente nel carattere impulsivo dei giovani, ma direi che possiamo concordare con Leone Tolstoi, che identificava nella temperanza il primo gradino delle virtù. Perché? Perché secondo lui, giustamente, la temperanza è la prima virtù cardinale a comparire in ordine di età. Questa virtù è la prima cui il bambino e il giovane tendono, condizione primaria dello sviluppo delle altre virtù. Tutta la primissima infanzia è caratterizzata dallo sforzo di controllare gli impulsi immediati, visto che inizialmente il bambino è tentato di comportarsi come un sovrano, no? Freud lo chiama il bambino re, quindi è capace di potentissimi sentimenti di odio e di amore, e per fortuna ha un'impotenza fisica che lo rende innocente, cioè non nuocente, perché altrimenti, se quei sentimenti non mediati, non trattenuti, potessero esplicarsi sorretti da una forza fisica, avremmo momenti di, sì, di grande tirannia e anche di grande amore, no? Bene, qual è il primo esercizio di temperanza del bambino? Il controllo degli sfinteri, che significa la capacità di trattenere la pipì o gli escrementi e riuscire a rimandarli nel tempo, temporalizzazione, spostamento nel tempo, non adesso, più tardi. Lo psicanalista Lacan, così si dice adesso, si sente per televisione questa pronuncia corretta, dice che l'etica kantiana, la morale kantiana, l'imperativo categorico kantiano è fondato sul controllo degli sfinteri. È il primo passo. Se non ci sono quello, se non c'è quello, non si va avanti. C'è un ambito speciale che gli antichi ritenevano specifico della temperanza, che è la politica. La politica è questa arte del mettere insieme esigenze diverse e anche confliggenti, e per questo si fa riferimento innanzitutto alla grande tradizione anglosassone, per esempio John Milton, quello del Paradise Lost per intenderci, è autore di un libello, l'Aeropagitica, sulla libertà di stare. E poi ci sono un sacco di autori, John Stuart Mill, il primo a rivendicare il diritto del people, oggi c'è la parola populismo che va di grande moda, no? Il diritto del popolo, contro la schiavitù, la guerra. E poi Thomas Jefferson, ma anche tradizione letteraria, Spinoza, Voltaire, Rousseau, noi abbiamo il grande Cesare Beccaria. Oggi, in una società di solitari interconnessi, come si suol dire,
I giovani sono meno incoraggiati alla temperanza, sia per assenza dei genitori, sia perché il loro rapporto è specialmente mediatizzato e quindi non si ha l'esperienza dell'altro da sé in carne ed ossa, che è il limite, e il limite genera temperanza, perché devo far posto a altro da me. Invece in rete io non sono chiamato ad altro da me, no, perché io anzi scelgo ciò che è consono ai miei desideri. Quindi seguo l'etica del like, diciamo, no? E quindi si capisce che i giovani sono oggi meno disposti, anzi giovani e anche adulti, all'agire politico. Non ne sono neanche capaci, perché si è di fronte a un mutamento anche dei meccanismi della politica e della democrazia. Bernard Manin, un grande sociologo francese, parla di democrazia del pubblico, cioè si è più spettatori, e di fronte allo spettacolo della politica televisiva, mettiamo, o si dà il like o si fa una protesta, un reclamo, ecco. Queste sono le due modalità che non sono partecipative, sono di risposta a uno stimolo, e anzi gli stimoli sono sempre più pavloviani, no? Cioè riflessi non temperati. In ordine d'età, il secondo gradino nella scala di virtù è la fortezza o coraggio. Ecco, io avevo, per omogeneità di fonti, messo la fortezza di Sandro Botticelli all'interno sempre degli Uffizi, ma ho preferito questa figura della Cappella Scrovegni di Giotto, in cui la fortitudo, che sarebbe il coraggio, la fortezza o coraggio, la stessa cosa dal punto di vista della virtù cardinale, è raffigurata con scudo e mazza. Mi è interessata questa figura perché ci sono entrambi gli aspetti del coraggio. Il coraggio non è solo aggressività, ma è anche capacità di far fronte alle difficoltà e di reagire opportunamente. Se fate caso, la donna, la figura femminile, che raffigura la fortitudo, ha una pelle di leone, zampe sono annodate a mo' di sciarpa, la testa è copricapo, significa che ciò che ha costituito fonte di terrore è stato ucciso e se ne è indossata la pelle. Si è riusciti a fare i conti con il pericolo, con il dolore, con l'assenza, con l'abbandono, con le fonti di depressione, eccetera, no? E il leone è nello scudo, come dire, la forza che io ho adoperato per uccidere il leone, la pelle di leone che ho indosso, è quella stessa forza che adopero per difendere ciò che voglio e ciò che sono. Il pusillanime cede subito a ciò che conviene, se la dà a gambe volentieri. Il forte affronta il male senza ignorare l'elemento della fragilità umana. Aristotele infatti scrive, aperte le virgolette, è principalmente nel resistere alla tristezza che alcuni sono detti forti. Quindi la forza non è soltanto il brandire la spada e andare all'attacco, ma reagire ai momenti di buio. C'è un termine, del resto, che oggi descrive questa caratteristica, è la resilienza, no? Questa capacità di reazione positiva. La fortezza o coraggio è una virtù che necessariamente si rapporta al limite,
alla paura. Cioè, non possiamo parlare di coraggio se non parliamo di paura. Da piccoli abbiamo avuto un sacco di paure. Ecco, il coraggio comincia a svilupparsi nel momento in cui siamo stati lasciati a noi stessi. Adesso la mamma va fuori e spegne la luce. E lì c'è bisogno di affrontare il momento dell'abbandono. Quindi vedete che il secondo momento, dopo la temperanza, no, come collegamento temporale, c'è questa fortezza, questo coraggio. E crescendo siamo chiamati a nominare la paura, a dire ciò a cui corrisponde, e attraversare la paura nella consapevolezza. Quindi la fortezza o coraggio è la virtù propria dell'età della vita che richiede per la prima volta la metabolizzazione dell'abbandono, dicevamo. E l'emancipazione della paura implica la consapevolezza che nello sfondo c'è il pericolo della propria scomparsa, della propria morte, perché Aristotele affermava che ogni paura in ultima analisi è paura della morte. Perché? Perché la paura più grande, l'estremo, è la propria morte. Quindi anche quando ci feriamo è paura del venir meno del nostro esistere. E il coraggio richiede energia nel combattere, vedete c'è la mazza, energia nel combattere, ma anche una pazienza adulta. Ecco, ci sono i due modelli di coraggio, l'Iliade e l'Odissea, no? Dove il pelide Achille è coraggioso nel senso della capacità di aggredire. L'Iliade comincia con Menin Aede Thea, Menin è ira. Con un'anastrofe si sposta il termine ira, che sarebbe un complemento oggetto, cantami, odea, l'ira, e invece lo si mette all'inizio. L'anastrofe vuole appunto, e con uno spostamento spaziale del termine, metterlo in evidenza. Quindi la prima parola della letteratura occidentale è ira. Prima parola. E dote e virtù di Achille è questa capacità di essere coraggioso in senso aggressivo. L'Odissea cambia questo tipo di virtù. È una prudenza, è una capacità di tenere a freno, tanto è vero che Ulisse è chiamato Politlas, che significa capacità di molto sopportare. Poli è la particella del molto, è polimecanos anche, cioè che molte ne inventa, che molte ne pensa. Quindi c'è questa pazienza adulta, non come l'eroso Achille, che è forte in maniera primitiva, c'è una forza complessa, c'è anche lo scudo. Per Aristotele i vecchi sono meno coraggiosi dei giovani. Perché? Provate a indovinare. Perché sono più vicini al male estremo, che è la morte. E questo li rende dei loi. Vivi. Mentre i giovani sono ternoi, caldi, e sono propensi allo spendersi generosamente, non pensano alla propria morte, si può dire che sono liberi dal proprio corpo, sono pura anima. Perché? Perché il proprio corpo non dà loro nessun problema. E quando si ha una certa età che il corpo si fa progressivamente soggetto e noi come spirito diventiamo crescentemente
dipendenti dal nuovo soggetto che è la causalità del nostro corpo, che occupa la nostra vita, no? Fino a che diventiamo cose del tutto. E i giovani invece sono capaci di essere eroi. Gli eroi sono giovani e belli. Hannah Arendt, nella banalità del male, dice che il coraggio è anche questione di coerenza e di capacità di non obbedire a ciò che è considerato poco etico. Quindi la disobbedienza può essere virtuosa e coraggiosa. Non a caso Wittgenstein affermava che la verità, è un neopositivista logico Wittgenstein, e quindi la verità dovrebbe essere per lui questione logica, quasi matematica, e invece dice che la verità è una questione principalmente di coraggio, cioè di capacità di guardare il male dentro di sé. Affrontamento del male che è in noi, e qui sarebbe interessante, che non abbiamo il tempo, esaminare certi esperimenti di Milgram e Zimbardo, di cui avete sentito parlare, forse sarebbe bello, perché dimostrano che il nazismo non è un fenomeno di pochi mostri isolati, ma dentro di noi ci sono dei piccoli Eichmann in attesa di svelarsi. Prudenza. Ma vedete, in una mano stringe un serpente, nell'altra uno specchio. Il serpente è una citazione praticamente del Vangelo di San Matteo. Estote ergo prudentes sicut serpentes, siate dunque prudenti come serpenti, et semplice sicumque, e semplice come qualunque. Quindi prudenza come il serpente che, se sente i passi di qualcuno si avvicina, si ritira prontamente e attacca quando è il caso. L'altro è lo specchio. Lo specchio cosa fa? Riflette. Ora, la riflessione, per esempio la riflessione filosofica, si chiama speculazione. Da speculum, dove dire specchio, ossia noi non ci mettiamo ad affermare qualcosa, ma ci facciamo anche le obiezioni, cioè proiettiamo le immagini di noi stessi a noi stessi e le critichiamo. Quindi questa virtù è necessariamente connessa alla riflessione, alla ricapitolazione delle esperienze già vissute per avere una guida nelle scelte. Quindi riguarda una fase più matura della nostra esistenza. Perché? Perché puoi riflettere sulle esperienze pregresse soltanto se le hai fatte. Tant'è vero che Aristotele fa una considerazione geniale, dice: ci possono essere giovani intelligentissimi, capaci di comprendere principi assoluti, però non possono essere prudenti o saggi. Perché? Perché mancano dell'esperienza pregressa. Quindi possono essere geniali dal punto di vista intellettuale, ma non saggi. Non saggi perché non hanno la riflessione, il materiale su cui riflettere. Per millenni questa virtù è stata considerata come la forma più alta di saggezza. Auriga virtutum, cioè il cocchiere delle altre virtù, così era chiamata la prudenza da San Tommaso.
prudenza deriva dalla contrazione di providence e anche di previdence. Che differenza c'è tra providence e previdence? Il pro è a favore di, il pre è prima. Previdence è quello che prevede, che vede prima. Il providence è quello che provvede. La prudenza ha questo elemento sia di provvidenza, provvidenziale, sia previdenza. La prudenza è la virtù deliberativa per eccellenza, cioè quella che permette di decidere qualcosa. E vediamo come. Facciamo riferimento al sesto libro dell'Etica Nicomachea di Aristotele, in cui la prudenza, la phronesis, è posta in contrasto con la scienza, l'episteme. Allora, la phronesis, cioè la prudenza o saggezza, secondo Aristotele ha un elemento di adattabilità, cioè faccio la ricapitolazione delle esperienze precedenti e in base a questa ricapitolazione decido, quindi è decisivo il tipo di esperienze che ho fatto, perché le decisioni dipendono dall'assunto che faccio delle mie esperienze. E quindi la phronesis si riferisce alla capacità di giudicare e valutare ciò che muta in nome di norme flessibili. Vi ricordo il termine giurisprudenza, jurisprudentia, cioè saggezza nell'applicare le leggi, che non vuol dire furbizia nel piegarle al proprio comodo. Quinto canto dell'Inferno, dove la regina Semiramide libito felicito a sua legge, cioè la libidine dei suoi voleri fece lecita a sua legge, le leggi ad personam in sostanza, no? Ecco, quindi si tratta nella jurisprudenza dell'applicazione saggia del principio, saggia, non imbrogliona, saggia del principio. Tant'è vero che Aristotele adopera il paragone del regolo lesbio. Cos'è sto regolo lesbio? Era una specie di metro con cui i muratori dell'isola di Lesbo misuravano le costruzioni, ed era fatto di piombo, e questo permetteva di piegarlo in curva. Aveva qualche irregolarità, volta la misura è quella, perché lo pieghi. Diverso invece dal metro di Policleto, che era fatto di ferro, quindi non si poteva. Ora, mentre la saggezza è regolo lesbio, adattabile a seconda delle esperienze e delle circostanze, l'episteme, la scienza, non si adatta a niente, non devi decidere niente nel 2 più 2 uguale a 4. Non è che fai una ricapitolazione delle tue esperienze pregresse, no. 2 più 2 è 4 e basta. Geometria, matematica, astronomia sono episteme, quindi non sono saperi decisionali. La decisione avviene soltanto attraverso la prudenza, appunto. Nessuno delibera su ciò che non può essere diverso da ciò che è. E per questo uno potrebbe chiedersi se la prudenza sia oggi una caratteristica desiderabile. Direi di no, perché viviamo in un'epoca molto simile a quello che fu il Rinascimento di Machiavelli. Machiavelli diceva che nelle società molto dinamiche, che mutano rapidamente, il prudente è sorpassato dal coraggioso. E c'è un passo che è molto interessante, anche godibile. Oh,
fate la tara sul implicito antifemminismo del Machiavelli, ma è bellino lo stesso. Tratto dal Principe, allora dicevamo che Machiavelli è il primo a comprendere che in queste epoche caratterizzate da quelle che lui chiama variazione grande delle cose che si sono viste e veggonsi ogni dì fuori da ogni umana coniettura, cioè che non ci neanche ci immaginavamo che potevano esserci certe cose. Allora dice: io giudico bene questo, che sia meglio essere impetuoso piuttosto che rispettivo o prudente, cioè piuttosto che rispettoso e prudente è meglio essere impetuoso, perché la fortuna è donna ed è necessario, volendola dominare, batterla e spingerla. E si vede che la donna si lascia più vincere da questi impetuosi che da quelli che freddamente, prudentemente procedono. E perciò sempre come donna la fortuna è amica dei giovani, perché sono meno rispettivi, più feroci e con più audacia comandano. Oggi i veloci cambiamenti ci calano addirittura nella società del rischio. C'è un autore tedesco, Beck, che la chiama la Risikogesellschaft, la società del rischio, che premia comportamenti spesso illogici, arrischiati, amorali, imprudenti, per cui investitori giovanissimi possono anche farsi immense fortune finanziarie, e per tale via il sistema delle imprese è diventato un sistema di irresponsabilità organizzata, anche in campo finanziario, anche specialmente in campo finanziario. La virtù della prudenza oggi riveste un ruolo marginale, o meglio, scompare quasi completamente. Clima, inquinamento, modello di sviluppo sostenibile. Ecco, un solo grande personaggio, potremmo dire, ha il coraggio di prendere posizione: Papa Francesco. Quindi c'è una mancanza di previdenza, di prudenza, una mancanza di responsabilità verso il futuro, tant'è vero che si potrebbe evocare qualche filosofo, Jonas, il principio di responsabilità. Andiamo alla giustizia. Oh, tema difficilissimo questo qua. Giustizia qua è raffigurata con la spada, perché secondo la mentalità del pollaiolo la giustizia era fatta per reggere il governo del mondo. Ora tentiamo una definizione di giustizia, perché si sono spesi centinaia, forse migliaia di volumi della storia del pensiero e della filosofia del diritto per definire la giustizia. Tant'è vero che io ho tentato di darne una definizione e sono stato costretto a scriverla perché sia più chiara. La giustizia è conformità, cioè adeguazione del proprio comportamento a un ideale, e questo ideale può essere di origine naturale, di origine divina, o positiva o consuetudinaria, dopo lo spieghiamo, è conformità a un ideale cui la norma deve riferirsi, la norma, che può essere la legge o la regola di comportamento, deve riferirsi a questo ideale per essere davvero valida. Cioè non basta che ci sia una legge per essere giusta, ma deve riferirsi a un ideale di giustizia per essere davvero valida. E questo ideale di giustizia può essere di origine naturale. Per esempio, siamo mammiferi e siccome i mammiferi hanno l'istinto all'accudimento della prole e quindi la tutela del più debole rispetto al più forte, c'è un'etica della giustizia: prima mangia il bambino, prima mangia l'anziano, eccetera, eccetera.
ideale di origine divina. Sia San Tommaso che Sant'Agostino in questo concordano. Quod Deus vult, ciò che Dio vuole, ipsa justitia est, è la stessa giustizia. Perciò noi abbiamo dentro di noi un ideale di giustizia che viene dal divino. C'è tutto l'impianto platonico, no? Per cui le nostre idee sono riflesso delle idee nell'iperuranio, nell'aldilà. Dio è quello che ci fa capire che cos'è la giustizia. Perché? Perché dentro di noi risuona la sua voce. Quindi non dobbiamo stare attenti a ciò che proviene dall'esterno, leggi comprese, ma dobbiamo guardare dentro di noi la legge divina. Noli fora sire, non uscire fuori di te, sed in te ipso redi, ma ritorna in te stesso. Quare in interiore omine habitat mentes, perché dentro nell'uomo abita la verità e la giustizia. E qui si apre un irrisolto problema interpretativo sul concetto stesso di giustizia. Semplificando, potremmo riconoscere due scuole di pensiero. Una che fa riferimento a Max Weber, direi il sommo rappresentante della sociologia e della filosofia sociologica novecentesca, e Hans Kelsen, filosofo del diritto. Questa corrente si chiama normativismo, cioè questi filosofi dicono: vista l'impossibilità di concordare su un concetto innato di giustizia, perché già se guardiamo gli antichi avevano un concetto di giustizia diverso da quello dell'oggi, visto quindi l'impossibilità di concordare a un concetto unitario e universale di giustizia, accontentiamoci di fare riferimento alle norme della consuetudine positiva consuetudinaria, vedete? Quindi Kelsen è rappresentante del diritto positivo e normativo. E per l'esercizio della giustizia, dice Kelsen, deve esistere un codice o dei comportamenti di riferimento che classificano ciò che è ammesso o non ammesso. Quindi sarà giusto quello che la tradizione, la consuetudine, le leggi hanno detto, casomai si cambiano. Vedete, relativismo da questo punto di vista. Dall'altra parte, quindi, formula latina, ius quia iussum, ius che sarebbe, anche qui, complicato tradurre questo termine, ius che sarebbe diritto, ma non è semplice il diritto qua, è il giusto diritto in quanto iussum, in quanto comandato, cioè c'è una norma che ti dice di fare così, quello è giusto. L'altro indirizzo è quello di il rappresentante più famoso è Jacques Maritain. Ius quia justum, quindi il giusto diritto perché giusto. È una tautologia? Sì. Cioè, giusto perché dentro di te, per questioni divine, potremmo anche dire umane, hai il concetto universale di giustizia. Il senso della giustizia, insomma, per Maritain è pre-riflessivo, cioè irriducibile alla riflessione, alla ragione. È una cosa dentro di noi, prima della ragione. Esempio, Antigone, Sofocle, 442 avanti Cristo, l'Antigone narra della disobbedienza di questa donna alle leggi. Creonte aveva stabilito che non poteva seppellire il fratello in quanto traditore. Lei lo seppellisce lo stesso perché dentro di sé sente che è giusto farlo e per questo viene sepolta viva. O
obbedisce è una giustizia superiore alla legge degli uomini. Aristotele, il libro quinto dell'Etica di Nicomachea, distingue tra una giustizia distributiva e una giustizia commutativa. Ecco, io tralascerei questa cosa perché la considero secondaria rispetto a quello che dice San Tommaso invece. Per San Tommaso la giustizia, come per Sant'Agostino, è la stessa ragione di Dio. E dice, aperte le virgolette, la volontà non determinata dalla ragione, la volontà umana non determinata dalla ragione divina, è arbitrio. La legalità può non essere giustizia. Cioè, San Tommaso sta facendo un'affermazione estremamente moderna. Dice, un conto sono le leggi, che possono essere giuste, ma possono essere anche ingiuste, perché se non obbediscono alla ragione divina, non sono giuste. Non sono giuste. Quindi, il semplice uso della forza può determinare il diritto? Sì. Il diritto è la legge. Può un violento fare le leggi? Ma sicuro che può. Sono queste leggi giuste? È tutto da discutere. Tant'è vero che possiamo mettere da una parte la violenza brutta, in greco si dice bia, violenza brutta, dall'altra la dike, il concetto di giustizia. Il diritto sta in mezzo. Senza la forza non si impone una legge. La giustizia è priva di forza e non potrebbe determinare una legge. Quindi dovrebbe esserci un punto di congiunzione tra l'ideale di giustizia da una parte e la forza che la rende applicativa e normativa dall'altra. Che rapporto c'è tra giustizia ed età della vita? Sembra chiaro che il senso della giustizia cambia con l'età. Piaget, infatti, nel libro Il giudizio morale di un fanciullo, ha distinto varie fasi evolutive del senso morale, quella prima fase fino ai 3 anni di anomia, cioè non riconosci nessuna regola, nel bambino, il bambino re, dicevamo prima, no? Poi dai 4 agli 8 anni abbiamo l'eteronomia, cioè quello che dice l'adulto o il più forte, quello è la regola, quindi obbedisco a delle regole. E poi c'è la fase della autonomia, ossia della capacità di capire che ci sono regole che possono essere eticamente prevalenti su quelle correnti. Cioè non, l'etica non consiste nell'obbedienza pura e semplice a regole, ma sulla riflessione sul bene che l'applicazione di certe regole implica. Non ha niente a che fare con il mio bene individuale, qui si tratta di un'etica superiore che identifica la parzialità di certe regole per stabilire un'universalità superiore, non in nome dell'individualismo e del proprio interesse. Conclusione, il senso più elevato e compiuto della giustizia appartiene all'età adulta, anche se è presente in nuce, anche in precedenti età evolutive. Ci sono bambini che si prendono la responsabilità, vedono che l'altro bambino è in difficoltà, aiutano, eccetera, eccetera. Vorrei segnalare una piccola riflessione che mi ha colpito. Il filosofo David Hume, illuminismo inglese, settecentesco, nel suo libro La ricerca sui principi della morale, si immagina un'ipotesi. Facciamo conto che esistano degli uomini o degli esseri completamente razionali, esattamente come noi,
ma incapaci di offendere e di aggredire o di difendersi. Una specie di modello dell'idiota di Dostoevsky, no? Ebbene, sarebbero delle vittime designate, come un'immagine cristologica, diciamo, no? L'indifeso sarebbe fatto a pezzi, dice Hume. Cioè noi ci riterremmo in diritto di sfruttare chi non ha nel suo DNA nessun germe di aggressività. Spinoza diceva: ciascuno ha diritto quanto ha forza, e si capisce come le donne abbiano avuto pochi diritti nella loro storia, fin tanto che la loro forza è dipesa dalla forza fisica. Quando il progresso ha messo invece in luce il loro aspetto irrazionale, dove non dovevano adoperare i muscoli, insomma, il potere delle donne è diventato molto più consistente perché avevano una forza contrattuale. Il che ci porta a una riflessione tremenda, cioè l'ingiustizia è la somma tentazione del più forte. Più forte sei, più sei tentato di stabilire tu la legge, no? Più sei tentato. Possiamo concludere che la giustizia è limite al potere del più forte in nome di un ancestrale bisogno di reciprocità, di comunità, di uguaglianza. E adesso arriviamo alle virtù teologali, le meno aristoteliche. Vedete, in questo trittico di scuola umbra abbiamo la fede, la carità al centro, ricordatevi questa posizione perché la spiegheremo, e la speranza. Fede vestita di bianco con un calice, il sangue di Cristo che infonde l'energia proprio del credente. Ai piedi un cane fedele. Qua abbiamo la carità vestita di rosso, un rosso come l'amore, amore che si concretizza nell'accudimento di pargoli, vedete. Abbiamo come animali dei pellicani, perché la leggenda vuole che questi animali si feriscano il petto per alimentare la propria prole. E poi abbiamo di verde vestita, anche se un verde piuttosto cupo, la speranza con l'araba felice che risorge dalle ceneri. Quello che io intendo suggerire è l'ipotesi che le virtù teologali, fede, speranza e carità, siano legati per analogia a una primissima fase della nostra esistenza. Primissima. E per far questo, per dimostrarlo, partirò da due brani della filosofa Hannah Arendt. Vita attiva. Cosa dice lei? Il miracolo che salva il mondo, il dominio delle faccende umane dalla sua normale e naturale rovina, cioè ciò che salva la nostra vita dal suo naturale destino di morte, è la natalità, in cui è ontologicamente radicata la facoltà dell'azione, in cui è ontologicamente, essenzialmente, potremmo dire, radicata la facoltà dell'azione, cioè in quanto nasciamo siamo capaci di agire, siamo capaci di trasformarci, siamo capaci di divenire altro da noi stessi, non siamo immobile morte, staticità dell'oggetto, siamo soggetti che agiscono. E il miracolo che salva il mondo è la natalità.
Solo la piena esperienza di questa facoltà può conferire alle cose umane fede e speranza. Cioè fede e speranza sono caratteristiche essenzialmente collegate al fatto che noi nasciamo. E fede e speranza sono due essenziali caratteristiche dell'esperienza umana che l'antichità greca ignorò completamente. No, se è vero, perché c'era una dea spes, Antonino Pio gli dedicò anche un tempio notevole, non ancora esistente. I greci parlavano di un dono divino, della elpis, della speranza appunto, soltanto che nella etica nicomachea fede e speranza non ci sono. Ecco, è vero. Anche Aristotele parla della speranza, eh? Aristotele dice che la speranza è un ragionevole sogno, meraviglioso, un ragionevole sogno, ossia è un impulso verso il futuro, ma non è... non ho spento il mio telefono. Però governato questo sogno dalla ragione. Permettetemi un secondo che elimino la suoneria. Ecco fatto. E questa fede e speranza nel mondo, che trova forse la sua più gloriosa e stringata espressione nelle poche parole con cui il Vangelo annunciò la lieta novella dell'Avvento. Un bambino è nato tra noi. Notate, Hannah Arendt è un'ebrea, cita il Vangelo come supporto alla sua idea che la natalità che genera l'azione abbia come caratteristica essenziale la fede e la speranza, simboleggiata da un bambino che nasce. Un bambino è nato per noi, per noi. E ancora, ogni uomo creato con una singolarità costituisce un nuovo inizio in virtù della sua nascita. Se Sant'Agostino avesse tratto tutte le conseguenze da queste riflessioni sull'uomo come essere proiettato verso il futuro, avrebbe definito gli uomini non mortali, perché Sant'Agostino li definiva mortali secondo un'antica consuetudine, per dire Iliade e l'Odissea rarissimamente chiamano gli uomini antropoi, li chiamano tsnetoi, mortali. Quindi l'antichità ha questo rapporto di consapevolezza della finitudine umana, del destino di scomparsa. Tant'è vero che per gli antichi la vita è la luce, e in quello spazio di luce va giocata la nostra capacità di renderci eterni attraverso la memoria dei posteri. Perché? Perché nell'oltretomba c'è soltanto freddo e stridor di denti, basta. Cioè la vera luce è qui su questa terra, l'aldilà è ombra. Tsnetoi, ma dice Hannah Arendt, piuttosto che mortali, noi siamo essenzialmente natali. Sì, perché noi esseri umani siamo sì destinati a uscire dalla scena del mondo, cioè siamo mortali, ma originariamente non siamo natali. Veniamo al mondo neonati, nuovi. Grandiosi nel desiderare e estremamente incapaci di provvedere ai nostri bisogni, no? Per cui piangiamo, gridiamo, c'è il grido del neonato. Bisognosi di che? Essenzialmente di volizione, di accudimento, ovvero di gesti, di cura e di amore. Caritas vuol dire amore, non vuol dire carità, dare l'elemosina. Caritas è amore disinteressato. L'eros è un amore dinamico e desiderante. Invece l'amore disinteressato è la caritas.
Noi possiamo morire da soli, ma nasciamo sempre in relazione a qualcuno, al corpo della madre. Quindi la nostra natalità è da subito relazione con l'altro, è sempre un altro che ci fa nascere. Oh, e questa nascita non è mica soltanto quella di quando siamo nati, noi nasciamo tante volte nella nostra vita, nasciamo sentimentalmente, nasciamo professionalmente, ed è sempre un altro che ci fa nascere. È una falsità dire mi sono fatto da solo, non è vero, non è vero. Ci nasce nella relazione. E se il neonato manifesta il proprio bisogno attraverso il grido, attraverso il pianto, nel momento in cui io decido di farmi carico dei suoi bisogni, nasco anch'io come genitore. La mia nascita di genitore è nel momento in cui accetto di rispondere ai bisogni del neonato. Il neonato, che è fatto oggetto di gesti di cura e di amorosa volizione, ovvero di carità, abbiamo detto, sperimenta un meraviglioso senso di sicurezza, di protezione, di fondamento del proprio essere, che gli rende possibile affidarsi completamente tra le braccia di chi lo ama, nella certezza di essere salvo da ogni male. Salvo perché salvato. Questa storia della salvazione, ricordate anche Mosè salvato dalle acque, è la salvezza, è collegata alla nascita. Ognuno di voi ha avuto un qualcuno che ha permesso la vostra salvezza, perché non eravate capaci di provvedere voi stessi autonomamente. E quindi, anche se malvolentieri, magari, qualcuno si è fatto carico della vostra salvezza, della vostra sopravvivenza, attraverso una grazia gratis data, cioè a un dono gratuito. Quella grazia gratis data, grazie a quella grazia gratis data, io posso credere che il bene esiste. Qualcuno lo vuole per me. Posso avere fiducia nella misura in cui ho avuto esperienza che qualcuno ha voluto il mio bene, cioè la mia salvezza. Non a caso la virtù teologale della fede viene dalla teologia classica messa in relazione con la salvezza. E questa salvezza è effettuale, realisticamente credibile, sperabile, solo a condizione che vi sia stato all'origine, a fondamento della stessa fede, un atto d'amore. Tant'è vero che, adesso ricordate in quel trittico, l'amore è al centro. Perché? Perché Dio è amore, lo dice l'Apostolo San Giovanni, Dio è amore, lo dice Sant'Agostino, non c'è dubbio che Dio risponda a questa caratteristica di grazia che dà gratuitamente. E l'amore gratuito è intransitivo, cioè va solo in una direzione. Bene, se facciamo a caso, se riflettiamo su questi aspetti teologici, capiamo che l'amore è superiore come virtù teologale alla fede. Perché? Perché la fede è semplicemente un credere a ciò che ti viene detto attraverso le sacre scritture, per esempio. Amare invece
è essere partecipi alla stessa essenza di Dio. Se Dio è amore e io amo, io ho la stessa natura dell'essere di Dio in quel momento. Ossia, Dio è quantitativamente più ampio, ma qualitativamente è identico nell'amore che io provo. Quindi l'amare è superiore al credere. Potremmo fare una riflessione tra anche gli ultimi due pontefici, o tre anzi, pontefici, no? Giovanni Paolo II dava molto più rilievo alla dottrina, alla legge. Papa Francesco dà molto più rilievo all'amore. Quindi non è che, sì, è così. Tanto è vero che si chiama Francesco. Vabbè. Quindi, non entrato in veritate, nisi per caritate, dice Sant'Agostino, cioè non si entra nella verità se non attraverso l'amore. E il precedente Papa, Benedetto XVI, dice non basta l'amore del padre per il figlio. L'amore è trinitario e anche oltre, ossia è il due che si apre al tre e si apre all'alterità, alla relazione. Abbiamo visto che nascita è relazione, è immediatamente rapporto con il corpo della madre, dicevamo prima. Quindi, riassumendo, l'amore è farsi carico, l'amore che è la caritas, e farsi carico di rispondere al grido, cioè garantire la vita, cioè rendere possibile credere, avere fede che ci sia qualcuno che vuole il mio bene. E avendo sperimentato la fede in chi vuole il mio essere, e essendo il mio essere proiettato verso il futuro, posso sperare. Infatti ho questo brano sempre di Anna Arendt, La vita della mente: nessun animale, nessun esemplare di una specie possiede un inizio e una fine consapevoli, perché anche gli animali hanno una fine, ma non sono consapevoli del proprio futuro di morte. Con l'uomo venne al mondo un essere che, costituendo un inizio che si muove verso una fine, poteva essere dotato di una capacità di volere o non volere. Sotto questo riguardo, poiché egli era temporale e non eterno, tale capacità si orientava esclusivamente verso il futuro. Ossia, siccome l'uomo è capace di vedere il suo destino di morte, concepisce la propria esistenza come volontà, volontà di progettare, di gettare avanti il proprio essere, e quindi è in relazione con il futuro, mentre l'animale non è in relazione con il futuro perché obbedisce semplicemente alle meccaniche dei suoi istinti. Agostino sottolinea così il primato del futuro, il primato della volontà tra le facoltà spirituali, rende necessario il primato del futuro. Un altro brano della vita attiva collega chiaramente la nascita al futuro, alla dinamicità imprevedibile, alla crescita nella speranza. Il fatto che l'uomo sia capace di azione, abbiamo visto che la natalità è l'azione, la natalità implica l'azione, significa che da lui ci si può attendere l'inatteso. Perché? Perché mentre abbiamo detto l'animale obbedisce alla meccanica dei propri impulsi, dei propri istinti, l'uomo è progettuale, è previdente e progettuale. E perciò può compiere l'improbabile, mentre possiamo dire che l'animale obbedisce a delle leggi di natura, l'uomo è per natura contro natura, potremmo dire, cioè è capace di trascendere se stesso.
E ciò è possibile solo perché ogni uomo è unico e con la nascita ciascuno viene al mondo qualcosa di nuovo nella sua unicità. Questi brani che abbiamo visto collegano ogni nascita e rinascita umana al futuro e aprono il tema del virtù teologale che più è legata al futuro, alla speranza. Aristotele osserva come la speranza è un atteggiamento che muta con il mutare dell'età dell'uomo. Dice: i giovani sono mutevoli e presto sazi nei loro desideri e vivono la maggior parte del tempo nella speranza. Infatti la speranza è relativa all'avvenire e loro ne hanno tanto. Oggi, lo dicevamo anche a cena, si sono rovesciate le cose. Cioè, i giovani, nell'attuale condizione economica odierna, hanno meno speranza degli anziani. Agli anziani si è aperto addirittura un mondo di sopravvivenza e di privilegio che i giovani non avranno. Avranno una pensione inferiore alla nostra, hanno una precarietà della propria esistenza che li rende spesso incapaci di pensare al loro futuro, con un vissuto depressivo, no? Che non li fa né studiare, né lavorare, né fare corsi di aggiornamento. Quindi è amaro constatare che la speranza è oggi meno accessibile ai giovani rispetto ai loro padri. Vado verso la conclusione citando, saltando una serie di autori che sarebbe interessantissimo vedere e andando verso un autore assolutamente straordinario che è Walter Benjamin. Per lui il tempo è messiano. Cosa vuol dire messianismo? Vuol dire attesa di redenzione. Centrale nella sua filosofia della storia è il concetto di Jetzeit, cioè tempo ora potrebbe essere tradotto, cioè un presente attualizzante. Luogo e tempo discontinuo della redenzione messianica, ossia la storia non è soltanto meccanica successione di causa ed effetto, c'è una discontinuità, la nascita potremmo dire, no? Che scompiglia questo ordine meccanico e che genera il nuovo, il neonato, sia dal punto di vista politico sia dal punto di vista storico. E il rapporto tra questo messianismo teologico e invece l'ordine della successione meccanica storica è determinato dal loro porsi in maniera complementare e opposta allo stesso tempo. Ossia, la storia mi viene incontro come progresso, ma io ne sono investito guardando alle ceneri della storia e vedendo nel passato quello che dovrebbe essere redento, cioè fatto essere perché non ha potuto essere. E qui c'è un'immagine dell'Angelus Novus, che è un quadro di Klee su cui Walter Benjamin ha scritto bellissime riflessioni. Ecco, questo angelo sgomento guarda il progresso che come una tempesta si dirige verso di lui e quasi lo fa arretrare, ma il suo sguardo di angelo della redenzione è rivolto verso a quelle macerie, a quel passato che chiede di essere fatto vivere. Guarda alla speranza, a quella positività che deve essere riscattata dalle ceneri del passato. Ebbene, in conclusione,
fede, speranza, carità riassumono il miracolo della nostra nascita e della nostra rinascita, Natale e Pasqua di Resurrezione. E avrei dovuto cominciare il mio intervento da di qui, ma in esergo Benjamin stesso cita una frase di Karl Kraus, dice: l'origine è la meta, cioè fede, speranza, carità, che sono il momento della nostra natalità, sono l'origine ma anche quella meta senza la quale la nostra vita non è degna di essere vissuta. Senza questa origine non può essere pensato, come avrebbe voluto McIntyre, un modello di comunità. Soltanto attraverso fede, speranza e carità possiamo pensare a un modello di comunità. Non potrebbe essere avviato nessun percorso virtuoso volto a liberare, come dice Benjamin, il potenziale di felicità promesso nella nostra nascita. Ed è solo dopo aver combattuto per liberare quella promessa di felicità, non importa se siamo soccombenti o se siamo riusciti, l'importante è aver combattuto per realizzare quella promessa di felicità, solo allora possiamo dire di aver vissuto bene, possiamo rassegnarci a morire. Io cito sempre una frase di Marco Aurelio, 121 dopo Cristo: possiamo felicemente cadere a terra come un'oliva matura che benedice riconoscente l'albero che l'ha prodotta. Ho finito. Grazie.